Terapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Bello. Basta, così, mi seguono al commissariato, prego. Col terapia tapioco, come se fosse una supercazzola per lei. E lei? Cosa si sente? Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Ho capito. Tre applicazioni di Afasol di un'ora l'una. Subito. Che ci devi stare ancora mezz'ora, hai voglia te? Sorella, il professor Sassaroli, presto, che scenda. Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioco che ha avverto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene, volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso? Ah, quello lì. Grazie. Sorella, col terapia tapioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh? Pazienza. Pronto, scusi, la signorina che è entrata poco fa, che stanza ha? Numero 18. Grazie. Mi scusi, dica lei. Eh? Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la supercazzola con scappellamento. Come? A destra, per due. No, 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 guardi, no, no, non si può mia parcheggiare in il Camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata, eh? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no, non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. O setta. Intanto trini la confraternita pulitina, eh. Ah, una pulitina. Il reverendo Vernocchi. Ah, perdon. Terapia tapioca come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antibodi. Ma che... Buongiorno. Buongiorno. Ma non avete visto i cartelli di divieto? Mi scusi, Antani come se fosse di scappellamento, terapia tapioca, scappellamento di forestieri? Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di divieto sono internazionali. Guardi, mi dia la patente, per favore. Anche se, anche se. Litter, prego. Please. Signora, diretta la supercazzola sotto il tavolo come se fosse uno scappellamento sempre dritto. Muchas gracias. Dankeschön. Ma tu perché sei andato via? Non ha telefonato, nada. Carmencita, amore mio, io sono uomo d'affari. Blinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapia tapioca, tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa, scarpa allaccia, ricorda albergo. Ma tu? Va bene, qui è una pacchia, il paese dei balocchi. Ciao. Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi. Ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio. Sì, ma la sfiricuda della sbrindolona, come se fosse Antani, come faceva? Prego? Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du. In che senso? Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no? Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto? No, no, non era troppo alto. Forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù. Si faccia aiutare dalla suora. È quello che stavo dicendo, no? Che non si ripeta più, vada pure. Senz'altro. Signor Macetti? Sì. Devo far revisionare i freni. Che c'è? Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino. Ah, interessante. Ma lei, se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa sega. Come?
Ma vedi, io avrei trovato un'antica, bellissima preghiera della Madonna del Petrolio. Non conosco. Male, molto male. Eh sì, perché la signora del 46, senza quella preghiera, non può assolutamente dormire. Sarebbe come se fosse un pentimento dell'atto della cosiddetta incarnazione per colpa. Eh sì, tua colpa, tua massima colpa. Passo 46. Bene che ha capito.